Buonasera a tutti, io mi chiamo Giancarlo Marconi e sono associato all'Istituto ISOF del CNR dove ho lavorato facendo ricerca nel campo chimico-fisico e questa sera parlo delle zoonosi che è un argomento di grande interesse e di grande attualità, come sapete tutti, perché è strettamente legato all'origine della pandemia che stiamo vivendo. E come è nata questa conferenza? È nata innanzitutto da un interesse personale perché negli ultimi anni della mia ricerca mi sono occupato soprattutto di farmaci antimalarici e quindi mi è venuto naturale passare a vedere cosa sono questi virus. E poi anche dalla lettura di un libro che ho trovato molto interessante e molto attuale, che è un libro anche molto profetico. Si tratta di questo libro, Spillover si chiama, scritto da David Quammen nel 2012 e che è estremamente profetico perché descrive delle situazioni che sono veramente attuali e con una qualità predittiva veramente notevole. In più, in questo libro sono descritte delle situazioni che mi hanno ricordato strettamente alcuni viaggi. Io sono un naturalista per hobby, ho viaggiato un po' in tutto il mondo per documentare degli ambienti, animali e piante rari e ci sono delle pagine che descrivono proprio delle situazioni che praticamente ripercorrono esattamente quello che io avevo vissuto e che fortunatamente non sono state decisive, diciamo, per la mia salute. Quindi partiamo da questa conferenza che appunto riguarda le zoonosi, che sono questi salti di virus e batteri dagli animali all'uomo. E le zoonosi epidemiche della storia, qui ne ho elencate solo alcune perché sarebbero anche molto di più, però da questa lista, beh, innanzitutto ho diviso in quelle batteriche, di cui forse la più eclatante, la più importante nella storia dell'umanità è stata la peste, che è partita, la peste bubbonica e anche polmonare che è stata che è partita nel 1347, quella diciamo che ha dato poi lo spunto al Decameron, fino a quella manzoniana del 1630 e che è una malattia batterica. E poi ci sono le virali, del passato sappiamo poco. E quelle più recenti sono elencate e una cosa che risalta da questo elenco è che sono sempre più frequenti e sempre più gravi per quanto riguarda il numero di contagi e anche di decessi. Si parte appunto dal Machupo del 1959, in una località della Bolivia, e poi avanti con la spagnola, la famosa spagnola. Su queste sigle H1N1 tornerò più tardi per spiegare un pochino, perché anche le influenze che viviamo attualmente, su cui ci vacciniamo in questo momento, hanno delle sigle di questo tipo. E gravissima, con moltissimi, una quantità incredibile di morti, si parla addirittura di 50 milioni di morti nel 1917-18, e poi via via la Marburg, Lassa, Ebola, HIV, quindi i due virus che hanno dato poi luogo alla malattia dell'AIDS. Endra, influenza aviaria, Nipah, Western Nile Fever, SARS-CoV-1, ahimè, qui incominciamo a parlare di coronavirus ed è una malattia che è un'epidemia che ha avuto pochi casi, relativamente pochi casi nel 2003, ma che è stata un pochino, diciamo, l'allarme per quello che si è verificato l'anno scorso con la SARS-CoV-2. In mezzo c'è stato la suina e l'H5N1, che è un altro tipo di influenza aviaria.
E poi ho messo dei puntini perché vedete che queste malattie virali date da zoonosi sono sempre più frequenti e ci sono delle cause legate soprattutto alla gestione dell'ambiente e alla quantità di popolazione mondiale. Quindi a parte queste malattie virali zoonotiche, poi ci sono quelle non zoonotiche, cioè non derivate da salti di batteri o virus da animale all'uomo, come il vaiolo e la poliomielite. E queste sono in un certo senso sono state più controllabili, perché non avendo la riserva, diciamo il serbatoio in animali, sono state più controllabili e quindi si sono trovate abbastanza presto dei vaccini e poi questi virus sono anche estinti, come nel caso del vaiolo. E poi ci sono delle malattie zoonotiche che sono trasmesse da vettori, cioè sempre insetti, zanzare, come nel caso della febbre gialla, della dengue, oppure da zecche come Lyme. Lyme verrà descritta un po' in dettaglio in seguito, che è una malattia batterica. E poi ci sono delle malattie invece non virali, cioè date non da virus, come la sindrome della mucca pazza, che è data da dei prioni, che sono come delle proteine impazzite, oppure dei protisti, che sono come la malattia del sonno data dalle punture della mosca tsetse in Africa, e poi la malaria, tutti sapete cos'è la malaria, che è data da un protozoo, cioè quattro tipi, o perlomeno erano quattro tipi di plasmodium, però vedremo che c'è anche la possibilità di un altro tipo di plasmodium. E faccio un attimo una piccola parentesi sui casi di peste bubbonica che si sono verificati anche di recente in Mongolia. E tant'è vero che sono state delle notizie abbastanza allarmistiche di adolescenti che avevano mangiato carne di marmotte, e poi vediamo perché proprio le marmotte, poi un pastore ammalato, 146 persone in quarantena. Torna la peste bubbonica in settembre del 2020, in Cina un bambino di 3 anni contrae la peste bubbonica e la contea di Menghai dichiara lo stato di emergenza. E da dove deriva questa malattia? Deriva dal fatto che ci sono dei roditori come le marmotte della Mongolia che si chiamano Tarbagan, che hanno al loro interno, nei nidi, nelle tane, hanno il permanente, diciamo, questo batterio, che è il batterio della peste, si chiama Yersinia pestis, e fu scoperto da un medico, alla fine dell'Ottocento, un medico svizzero-francese, Yersin, e durante un'epidemia di peste a Hong Kong, che allora era una colonia britannica. E vedete qual è il ciclo della peste, è dato dal fatto che le pulci che abitano in queste tane possono contagiare anche altri roditori come i topi, i quali poi vengono contagiati dalla peste e muoiono, ma a quel punto le pulci, dovendo trovare degli altri ospiti per nutrirsi di sangue, vanno spesso agli uomini, negli accampamenti, nelle case, nei vestiti degli uomini. Ed è quello che successe appunto nel primo caso di grande esplosione di epidemia di peste nel mondo. E è appurato che questo fu dovuto soprattutto ai mongoli che avevano questo grandissimo impero fondato nel 1200 da Genghis Khan,
e che si comprendeva gran parte della Cina e della Mongolia, ma era in continua espansione con la cosiddetta Orda d'Oro. E a un certo punto i mongoli fecero delle capatine anche al sud e soprattutto nella zona ai piedi dell'Himalaya e al nord della Birmania, dove appunto sembra che da tempo immemorabile ci fossero delle tane di marmotte e con il batterio della Yersinia pestis. Quindi si contagiarono grazie alle pulce e alle pulci e ai ratti dei loro accampamenti, dopodiché loro incominciarono questa grande immigrazione e queste conquiste verso occidente finché arrivarono in Crimea. In Crimea si verificò un caso veramente decisivo per la diffusione di questa malattia, nel senso che all'assedio della città di Kaffa, che era una colonia genovese, e l'esercito appunto si ammalò di peste, l'esercito dei mongoli si ammalò di peste, ma avvenne probabilmente il primo caso di lotta batteriologica del mondo, nel senso che i cadaveri venivano gettati con delle catapulte all'interno della città e quindi contagiarono i cittadini e i soldati che difendevano la città di Kaffa. Cosa successe? Successe che l'esercito mongolo si ritirò, i soldati delle guarnigioni si imbarcarono e nello stesso anno, nel dicembre del 1347, arrivarono a Messina e qui ci fu il primo grande focolaio di peste bubbonica. Dopodiché alcune navi arrivarono a Marsiglia e di lì si diffuse in tutta Europa. E fu un'esplosione che colpì tutta l'Europa. Si parla che ci siano state addirittura un terzo della popolazione europea di quel periodo sia morta di peste bubbonica e polmonare, perché la peste data dalla Yersinia, dal batterio della Yersinia, può avere due aspetti, due eziologie, cioè quella bubbonica e quella polmonare, che è quella più grave naturalmente perché può avvenire per contagio diretto delle persone. E quindi diciamo che questo è il primo grande caso di malattia batterica, di epidemia batterica. Per quale motivo le malattie zoonotiche batteriche ci preoccupano di meno? Perché? Perché sapete che alla fine dell'Ottocento sono stati trovati gli antibiotici, fine Ottocento, inizio Novecento, e quindi gli antibiotici sono efficaci per combattere i batteri, ma non i virus, come vedremo. Quindi si tratta attualmente di malattie pur sempre gravi, però combattibili grazie agli antibiotici e di cui abbiamo meno paura. E invece passiamo un po' alle zoonosi virali. E qui presento un po' questi animali che sono le volpi volanti. Le volpi volanti, che sono peraltro degli animali di grande interesse da un punto di vista della loro sociobiologia, dal punto di vista anche, alcuni sono anche particolarmente rari, sono degli animali frugivori, quindi si nutrono di frutta. E purtroppo hanno avuto sempre dei brutti impatti sull'umanità. Uno di questi impatti è un caso che fu studiato anche dal famoso neurologo Oliver Sacks, americano, inglese, ma operanti in America. Tutti avrete letto dei libri molto affascinanti di questo neurologo, il quale fu invitato nell'isola di Guam, che era un possedimento americano della Micronesia, perché c'era una strana malattia che si chiamava litigo o bodig, che era una malattia neurologica che portava a una paralisi progressiva con esito letale e colpiva soprattutto gli uomini.
E la causa fu scoperta e Oliver Sacks ebbe il sospetto che c'entrassero le cicadine o cicadee, che sono delle piante che vedremo tra poco, assomigliano alle palme, ma sono delle piante molto antiche, quasi possono essere considerate delle pre-felci. E soltanto alcuni anni dopo ci fu il botanico Cox che si accorse che il motivo di questa malattia era il consumo di volpi volanti del Pacifico, che si nutrono in grandi quantità di semi delle cicadee. Cicadee sono appunto, qui vediamo due immagini di queste piante, come la Cicas revoluta e la Cicas cercinalis, e hanno un agente tossico che è la beta metilamino L-alanina. Notarsi che l'alanina sarebbe un aminoacido che è di quei 20 essenziali per formare le proteine che ci danno la vita. Però quella metilata, con la beta metilamino, è tossica. E le volpi volanti, mangiando questi semi, questi frutti delle cicadee, avevano la capacità di concentrare di 10.000 volte addirittura il contenuto di questo agente tossico. Quindi gli indigeni di queste isole, anche delle isole di Samoa, mangiando queste volpi volanti di cui erano ghiotti, e se guardate in letteratura, in internet, ci sono dei libri di cucina della Micronesia che propongono ancora delle ricette con le volpi volanti, con le prugne oppure nel latte di cocco, insomma. E quindi questo fu un caso non di zoonosi virale, ma soltanto per dire come l'impatto delle volpi volanti, in questo caso dovuta a una golosità, diciamo, sono sempre state molto dannose per l'uomo. Per quale motivo colpiva questa malattia neurologica più che altro gli uomini e poco le donne? Perché alle donne faceva un po' schifo mangiare queste volpi volanti, perché le ricordavano i topi, invece gli uomini erano più di bocca buona e le mangiavano con grande avidità. E ecco, passiamo invece ai casi di zoonosi virali accertate, e quindi i casi di Hendra e Nipa. Alla fine degli anni 90, durante un viaggio in Australia, nella zona di Brisbane, ebbi la possibilità di visitare un centro in cui delle volpi volanti australiane, che erano abbastanza rare, venivano allevate, soprattutto i cuccioli che cadevano dalle palme. E dentro questo centro di recupero si potevano assistere a delle scene di questo tipo, con delle volpi volanti aggrappate alle t-shirt dei turisti. Fortunatamente non mi è venuto in mente, anzi non l'avrei mai fatto, quello di prendere in braccio un cucciolo di volpe volante. Perché? Perché poteva essere molto pericoloso? Perché proprio in quegli anni si ebbe la prima esplosione di Hendra. Hendra è un nome di un paese, un sobborgo di Brisbane, e in cui gli animali maggiormente colpiti furono i cavalli. Da notarsi che questo Hendra è un po' la zona degli ippodromi e degli allevamenti di puro sangue australiani, e si vide che morivano come mosche questi cavalli, anche molto pregiati, e ne morirono 90, ma poi furono colpiti anche degli staglieri, veterinari e loro famiglie, che risultarono infettati, alcuni con esiti fatali. E dopo molte ricerche si scoprì che i cavalli fungevano da ospiti, come amplificatori secondari del virus.
Il virus di Hendra era dato, era endemico appunto di queste volpi volanti, le quali si mettevano a dormire su questi grandi alberi di Ficus macrocarpa che c'erano in questi pratoni dove brucavano questi cavalli, e gli escrementi di queste volpi volanti cadendo contaminavano l'erba che veniva brucata dai cavalli, e quindi qui abbiamo in questo schema appunto il passaggio da volpi volanti a cavalli che facevano da amplificatori del virus, e poi diciamo gli addetti a questi cavalli, e siccome poi la malattia era contagiosa da uomo a uomo, chiaramente si avevano dei casi, e ci sono stati parecchi casi di questa malattia Hendra, con un virus che ricorda è vicino a quello del morbillo, quindi è un virus molto contagioso. E un altro caso di cui si è visto che le responsabili primarie erano le volpi volanti è il caso della malattia chiamata Nipah. Nipah è il nome di un villaggio nella Malesia, e i primi casi si ebbero nel 1998 ed erano legati ad allevamenti di suini, e in seguito ci furono degli scoppi di epidemie in Bangladesh e in India, gli ultimi addirittura nel 2018 nel Kerala con 17 morti. È una malattia endemica dell'Asia meridionale, molto contagiosa e anche con un tasso di mortalità molto alto. Però non si capiva quale poteva essere il serbatoio primario di questa malattia, perché appunto si pensava ai suini, tant'è vero che in Malesia furono abbattuti qualcosa come 1.100.000 suini. E qui vediamo appunto una di queste foto impressionanti di questo periodo. Però il problema fu che dopo la Malesia fu colpita abbastanza gravemente il Bangladesh, che è uno stato musulmano in cui non c'erano allevamenti di suini, e quindi si doveva trovare un altro serbatoio. E si vide che la causa era abbastanza subdola, cioè si vide che praticamente, e dopo molte ricerche si vide che i suini erano soltanto degli ospiti secondari, ma la riserva primaria era costituita dalle volpi volanti indiane, che è Pteropus gigantus, che è un animale che ha delle aperture alari che sfiorano i 2 metri. E perché si aveva un contatto di questo tipo? Il caso volle che furono studiate le popolazioni che erano maggiormente colpite dalla Nipah, e si vide che c'era una categoria di raccoglitori di linfa della palma da dattero indiano, che è la Phoenix silvestris, strettamente imparentata con la palma da dattero del Maghreb, e si vide che questi raccoglitori, che si chiamano ganci nella lingua locale, che si arrampicano appunto su queste palme, incidono la corteccia per estrarne la linfa, che viene raccolta in dei recipienti di terracotta. Ma il problema è che su queste palme vanno a dormire le volpi volanti, che poi con i loro escrementi possono contaminare questa linfa raccolta, e di qui si diffonde la malattia. Ecco, una cosa che non ho detto a proposito della Hendra è che uno direbbe: ma per quale motivo proprio queste volpi volanti vanno a dormire su questi Ficus macrocarpa che sono poi negli allevamenti dei cavalli? Perché? Perché la zona è stata tutta disboscata, e quindi queste volpi volanti hanno bisogno di trovare degli altri alberi,
dove poter riunirsi la notte per riposare, per dormire. E quindi questo è anche un caso di diretta deforestazione che porta a delle cause appunto di zoonosi. E così appunto anche nel caso della nipa che si è verificata in India, perché queste volpi volanti stanno vicino ai villaggi perché non trovano più il loro ambiente naturale, che sarebbe appunto la foresta. Un'altra malattia virale in cui si è visto che probabilmente i pipistrelli, in questo caso dei microchirotteri, cioè i macrochirotteri sono le volpi volanti, ma in questo caso microchirotteri, anche se non è proprio del tutto accertata, cioè sono stati trovati degli anticorpi della malattia di Marburg dei pipistrelli, che dopo vedremo. E questa malattia il nome è di una città tedesca, dove in un laboratorio fu descritta per la prima volta nel 1967 una epidemia colpì soprattutto dei ricercatori, dei biologi che facevano degli esperimenti sulle scimmie verdi Cercopithecus etiops, che erano state importate dall'Uganda e che contagiarono appunto dei ricercatori di alcuni laboratori. Ci furono allora 25 infezioni primarie con 7 morti. E il virus riapparve poi nel 1975 in Sudafrica, nel 1980 e 87 in Kenya, con pochissimi casi subito isolati. Poi ci sono state delle epidemie più violente, più di recente, tra il 98 e il 2000, nel Congo e in Angola. E poi ci fu un caso abbastanza clamoroso di due turiste, una olandese e una americana, che visitarono per turismo appunto delle grotte in Uganda per vedere dei pitoni. C'erano dei pitoni che si nutrivano dei pipistrelli di queste grotte. E le pagine che sono riportate da Women in Spillover descrivono esattamente una situazione che ho vissuto involontariamente, diciamo, alla fine degli anni 90. Io ero in Malesia e al centro della Malesia visitai nel parco Taman Negara delle grotte. Mi fu detto che si potevano andare a vedere delle grotte, non mi fu detto che c'erano dei pipistrelli, e soprattutto che uno doveva strisciare nel guano e quindi sporcarsi anche del guano di questi pipistrelli. E successe appunto che andai in queste grotte e vidi questi pipistrelli del genere Hipposideros, che poi troveremo molto più avanti, diciamo, per quanto riguarda anche l'origine delle epidemie di SARS e di COVID-2, di COVID-19. E dentro l'ambiente si apriva, c'erano delle grandi grotte, dei grandi ambienti in cui c'erano questi pipistrelli e dei serpenti che si nutrivano di questi serpenti, però stranamente non li mangiavano quando i pipistrelli erano fermi e posati, ma li prendevano al volo quando questi pipistrelli si alzavano, diciamo, per uscire dalla grotta. E questo fu un caso appunto che chiaramente non mi è successo niente, per fortuna. Adesso non lo farei mai più, perché prima di tutto allora pesavo 20 kg di meno, ma poi non lo farei adesso per andare a disturbare degli animali. Io però veramente non lo sapevo, cioè la guida parlava soltanto malese, quindi non sapevo che cosa ci fosse dentro. E va bene, passiamo invece a un'altra malattia molto grave, che è Ebola. Di Ebola sapete, il nome stesso dà i brividi, perché sappiamo che è una malattia che ha un'alta mortalità del 60-70% e che è nata soprattutto in Africa centrale, con varie puntate che però ogni tanto riappaiono, sembra che scompaia poi riappare.
Prima furono colpite soprattutto le scimmie antropomorfe e ci fu un'autentica strage di gorilla, soprattutto di gorilla di pianura, e poi l'uomo con dei contagi secondari, perché sembra appunto che l'origine sia stato il fatto che trovavano dei cadaveri di questi gorilla nella foresta e se ne cibavano, magari anche contaminandosi con nelle piccole ferite che avevano, oppure con il sangue di questi gorilla, se non per mangiare anche della carne poco cotta o cruda addirittura. E quindi sono state fatte molte ricerche per cercare di vedere qual era l'origine di questo virus, che è un filovirus, è fatto una specie di vermicello, diciamo. E appunto la rivista Science nel 2005 riportò la morte addirittura di 5.000 gorilla per epidemia di Ebola. E sono stati fatti molti tentativi per cercare l'ospite iniziale di questo terribile virus, terribile anche se è stato molto romanzato. C'è stato un romanzo di Preston che si chiama Area di contagio, non so se lo conoscete, in cui descrive i caratteri terrificanti di questa malattia, in cui parla appunto che il corpo si scioglie con una emorragia e va a finire in una specie di lago di sangue. Non è così, è comunque una malattia, una febbre emorragica molto grave e anche molto contagiosa. Alla fine si è puntato come ospite primario un pipistrello che purtroppo per lui è addirittura mostruoso, infatti si chiama Ipsissignathus monstruosus e ha un aspetto che sembra tratto dai peggiori incubi di Lovecraft. Però c'è da dire che probabilmente non è l'unico agente, l'unico ospite primario, perché qui sono stati trovati in questo pipistrello, che è frugivoro tra l'altro, non è un vampiro, soltanto degli anticorpi, non è mai stato trovato il virus vero e proprio. Comunque diciamo che è l'indiziato principale. Passiamo all'altra malattia che è nata in Centrafrica, che con i due virus di HIV-1 e 2, l'HIV-1 è quello più grave, è quello che ha fatto 30 milioni di morti negli ultimi anni, cioè praticamente dall'inizio degli anni 80, ed è una malattia diversamente dalle zoonosi, che hanno degli andamenti molto contagiosi e molto rapidi, è provocata da un lentivirus che ha un andamento molto lento, ma va molto sul sicuro. Adesso vedremo il perché. E comunque le ricerche che furono fatte negli anni, soprattutto ricorderete la grande polemica tra Montagnier, Luc Montagnier a Parigi e Gallo a Bethesda negli Stati Uniti, e per la priorità di chi aveva scoperto questo virus. All'inizio appunto ci furono anche dei molti casi in cui alcuni negavano la possibilità che l'AIDS fosse dovuto al virus. Comunque si trovarono soprattutto delle scimmie, che è il cerco cieco moro, che in inglese si chiama Sutimangabi, e si trovò che erano contaminate da una specie di virus che fu chiamato SIV, per chiamarlo appunto come HIV delle scimmie, SM, che è appunto Sutimangabi, che dà luogo all'HIV-2, che colpisce soprattutto delle popolazioni dell'Africa occidentale, soprattutto di colonie portoghesi, ex portoghesi, come la Guinea, Bissau, e poi anche colonie, ex colonie indiane come Goa, oppure cinesi come Macao.
Dopodiché si doveva trovare la causa per l'HIV-1, che è quello appunto che ha provocato poi 30 milioni di morti. Da notarsi che come malattia infettiva è la seconda causa di morte al mondo dopo la tubercolosi e ancora prima della malaria, l'AIDS. Con delle ricerche si trovò che l'area originaria era una zona nel sud del Camerun, in quel triangolo dove adesso c'è un parco nazionale bellissimo, che è il Parco delle Tre Nazioni, che si chiama Zangashanga, che ho avuto l'occasione di visitare, e che, in cui appunto sembra che ci furono i primi casi di questa malattia, che poi si è diffusa soprattutto per questioni che alcuni adolescenti trovavano degli scimpanzé morti nella foresta e si nutrivano della carne anche in decomposizione di questi animali. E per vedere poi qual era l'animale che aveva il serbatoio principale, furono fatti degli studi su degli scimpanzé. Qui siamo nella foresta di Kibale in Uganda, e questi sono gli scimpanzé, e si vide appunto che era negli scimpanzé che si sviluppava questa malattia dell'HIV-1. E di qui si propagò. Ma come si propagò? Si propagò, la teoria principale è quella del cacciatore ferito, cioè un cacciatore che aveva qualche ferita, cacciando questi scimpanzé si contaminò, dopodiché sapete che il contagio avviene soprattutto per forma di rapporti sessuali, oppure per siringhe infette o trasfusioni di sangue infetto. E anche qui si è cercato di capire qual è stata la diffusione, e comunque da questa zona del fiume Shanga probabilmente questi cacciatori poi con delle piroghe raggiunsero la capitale allora del Congo, che era Leopoldville, che addirittura si è parlato dei primi casi, cioè gli scimpanzé l'avrebbero avuto addirittura da 11 o da 16 milioni di anni la malattia. Dopodiché si è sviluppata e si è trasferita all'uomo grazie appunto a questi cacciatori che portavano i loro prodotti alla città di Leopoldville, che nel 1908 aveva 49.000 abitanti. Adesso, questa è una foto che ho fatto da Brazzaville, che è dall'altra parte del fiume Congo, ha più di 10 milioni di abitanti. Chiaramente, siccome c'era tra l'altro una popolazione di 10 uomini per una donna, quindi venivano parecchie prostitute dai villaggi, e quindi si è diffusa per via sessuale. Poi dopo sarebbe troppo lungo parlare come è arrivata in Nord America, soprattutto attraverso gli haitiani, e poi di lì si è trasferita in tutto il mondo. E ecco, per dire qual è la tecnica di approccio e di attacco di questo virus, che è diverso da tutti gli altri virus che abbiamo visto finora, che sono dei virus a RNA. Questo qui parte come un bastoncino di RNA, ma poi si trasforma nella cellula che ha infettato in DNA. Quindi cosa significa? Che la replica è molto più lenta, perché avviene con le cellule, la divisione mitotica delle cellule, però nello stesso tempo è molto più sicura, nel senso che il RNA è come una scheggia impazzita con continue variabilità di anno in anno. Questo lo vediamo anche nei virus dell'influenza che ci colpisce annualmente. In questo caso appunto c'è un controllo, diciamo, maggiore delle variabilità e delle mutazioni
dato dal fatto che questo virus parte da RNA, poi si trasforma in DNA. Tanto è vero che viene chiamato retrovirus perché c'è appunto questa retroazione da RNA a DNA. E poi incontriamo i famosi coronavirus, incontriamo, a parte il fatto che esistevano già nelle forme che abbiamo tutti di raffreddore, sono dei coronavirus, ma questi coronavirus con queste spike, queste proteine che aggrediscono questi siti ACE, si chiamano delle cellule, soprattutto dell'apparato respiratorio. La grande prova, diciamo, che purtroppo è passata quasi inosservata è stata nel 2003 con la SARS-CoV-1, in cui ci furono dei casi soprattutto che partirono dal sud della Cina e poi con trasporto aereo arrivarono a Hong Kong, da Hong Kong a Toronto e anche al Sudafrica, Johannesburg. Però diciamo che la diffusione è stata soltanto, diciamo, tra virgolette, in 29 paesi e sono state infettate 8.096 persone con 7.322 guariti e i deceduti sono stati il 9,6% dei contagiati. E era una malattia, che un contagio che doveva farci riflettere e dovevamo prendere delle misure molto più efficaci, perché per esempio in questo film che è Contagion del 2011, che è molto realistico e molto predittivo, si diceva e si prediceva quello che potrebbe essere stato un grande contagio che poi si è verificato nel caso della Covid-19. E qual è stato il serbatoio principale della SARS-CoV-1? È nata nel sud della Cina, nella provincia di Guangdong, con la grande città di Guangzhou, che è a Canton, che è vicina a Hong Kong, e il serbatoio principale è dato dai pipistrelli del genere ferro di cavallo, cioè Hyposideros. E anche qui ci sono stati diversi casi di misinterpretazione, si sono cercati degli amplificatori, come per esempio lo zibetto, ed è stata fatta una strage di migliaia e migliaia di questi animali, poi si è visto che non erano quelli responsabili veri e propri. Il brutto di questi COV-1 e soprattutto COV-2, quello che stiamo vivendo attualmente, è che sono dei virus che non hanno bisogno di amplificatori, perché si sono già preadattati all'uomo. Che si siano preadattati nelle grotte del sud della Cina è una possibilità, però ci sono anche altre possibilità e lo vedremo tra poco. E a proposito di false piste, vorrei parlare della strage di cervi che è stata fatta nel Nord America alcuni anni fa. E il cervo coda bianca veniva considerato come il principale responsabile della borreliosi, cioè della malattia di Lyme, che è provocata da delle zecche che effettivamente hanno come ospite il cervo anche in grandi quantità e che si trasferiscono all'uomo, specialmente ai cacciatori, ma Lyme è una cittadina del Connecticut, del New England, in cui si verificarono moltissimi casi di questa borreliosi, ma poi si è visto che questa strage di cervi della coda bianca è stata completamente inutile, perché la vera, le zecche che portano
questa borreliosi, la Borrelia burgdorferi. Hanno come serbatoio principale un topolino, che è il topolino dai piedi bianchi, un peronisco dai piedi bianchi, che è il vero serbatoio di questa malattia. Quindi ci sono delle malattie, delle zoonosi che vanno anche molto studiate. Questo lo dico anche perché attualmente c'è stata questa corsa per verificare la genetica di questi virus, certe volte perdendo un pochino di vista l'ecologia dei virus, ma su questo tornerò tra un attimo. Perché i pipistrelli tollerano particolarmente questi virus e vivono più a lungo? Tenete conto che questi chirotteri, che comprendono circa un quarto di tutti i mammiferi, delle specie di tutti i mammiferi, hanno una lunga vita, possono arrivare anche a 40 anni di vita e hanno delle colonie molto composte in cui vivono addensati uno vicino all'altro. Nelle cave di Carlsbad nel New Mexico ci sono addirittura delle densità di 3.000 individui per metro quadro. E quindi c'è questo, lì si può parlare effettivamente di un effetto gregge in cui tutti gli animali più vecchi che muoiono contemporaneamente c'è la possibilità di un contagio dei nuovi nati subito già con il virus che continua a permanere grazie appunto a questa contiguità e questo tipo di assembramento. Ma poi c'è anche un caso molto, dal punto di vista clinico, se vogliamo, molto importante, che è il fatto che i pipistrelli sembra che abbiano un sistema che abbassa la risposta immunologica, che sappiamo come adesso è il caso più. Rappresenta i casi più gravi e mortali, soprattutto per queste polmoniti, e perché queste polmoniti sono date da un eccesso di reazione del sistema immunologico del corpo umano, che invece viene tenuto molto basso dai pipistrelli. Hanno una fisiologia tale, probabilmente sviluppata nel caso di milioni di anni, perché questi pipistrelli sono tra i mammiferi più antichi che vivono sulla Terra. E poi non ci sono soltanto i pipistrelli, insomma, i pipistrelli adesso vengono indicati come la causa principale di queste zoonosi, ma molti sono gli uccelli, anche soprattutto per le influenze. Quindi gli uccelli sono responsabili soprattutto delle influenze attuali che ci colpiscono ogni anno e per cui ci vacciniamo ogni anno e che hanno queste sigle, gli uccelli soprattutto gli uccelli di palude come gli anatidi, tipo appunto Germani Reali, Codoni. Queste sigle H1N1, H1N3 sono delle sigle che riguardano i nomi in inglese di due proteine che sono la H è quella proteina di ingresso nella cellula e la N, neuramidasi, è quella di uscita. E siccome ci sono nove tipologie della prima e 12 della seconda, facendo tutte le combinazioni ci sarebbero 244 possibilità di combinazione di virus. Questo è il motivo per cui ogni anno si ha una sigla nuova e appunto dei virus nuovi per cui devono essere approntati dei vaccini nuovi. E ecco, ultimamente si è verificato anche un caso di zoonosi di malaria delle scimmie trasmessa all'uomo
questo è dovuto a un caso proprio diretto di deforestazione in Borneo. Sono stati centinaia di casi in Borneo nel 2008. C'è stato un allarme della rivista scientifica medica The Lancet e questo plasmodium che è il Gnoulesi, che è diverso dai quattro plasmodium che colpiscono generalmente l'uomo, che sono il falciparum, che è il più grave, il vivax, l'ovale e il malaria. Si è visto che era dato appunto da dei morsi oppure dei contatti casuali di scimmie, soprattutto di macachi, di cui vedete a sinistra una foto, i quali macachi si sono avvicinati ai villaggi e hanno abbandonato le foreste perché non hanno trovato più le foreste essenzialmente. C'è stata una deforestazione talmente selvaggia in Indonesia che questi animali si sono dovuti avvicinare alle periferie dei villaggi, dove tra l'altro potevano, essendo anche degli animali opportunisti, potevano trovare delle fonti di cibo. E le zanzare, che anch'esse erano delle zanzare di foresta, li hanno seguite, anch'esse sono degli animali opportunisti, per cui la Anopheles latens ha seguito questi animali e tanto che c'era ha cominciato a pungere anche gli uomini e quindi ha provocato questo tipo di malaria che è data da Plasmodium gnoulesi, che si è verificato ed è particolarmente grave. Ecco, per finire volevo parlare un attimo di quali sono le due dimensioni dello spillover, che sono una dimensione ecologica e una dimensione evolutiva. Spillover è il nome inglese delle zoonosi essenzialmente. E dal punto di vista ecologico noi dobbiamo guardare soprattutto agli interventi sugli habitat, la caccia a scopo alimentare, il contatto tra esseri umani e virus a noi ignoti che si nascondono negli animali, e cioè l'interazione tra gli uomini e gli altri organismi. E qui vi ho fatto vedere diversi esempi, soprattutto nel Centrafrica, in Malesia, in India, in cui si hanno queste interazioni. Poi si hanno dei casi, cioè l'altra dimensione, scusate, è la dimensione evolutiva, e di cui bisogna guardare i tassi di replicazione e mutazione di un virus a RNA, la diversa efficienza dei ceppi virali, l'adattamento a nuovi ospiti, cioè i fattori interni alla popolazione e come la popolazione stessa reagisce al suo ambiente. Quindi di qui la necessità di affiancare e caratterizzare delle sequenze nucleotidiche allo studio dei virus reali, cioè bisogna non soltanto guardare in laboratorio e nei computer e fare degli studi sulle sequenze dei nucleotidi, cioè del DNA, dell'RNA in particolare di questi virus, ma guardare appunto qual è il comportamento degli animali, qual è la possibile interazione, quali sono i casi di possibili epidemie per troppa confidenza con gli animali, troppa caccia e troppa deforestazione. Quindi la gestione dell'ambiente, del pianeta, viene prepotentemente a galla questo tipo di studio. Infine, due parole sul SARS-CoV-2, che dà la malattia del Covid-19. E questa è sicuramente è stata generata nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, dove ci sono delle caverne, erano anche delle caverne frequentate da dei minatori che hanno avuto dei casi di polmonite verso il 2013. E questi casi sono stati studiati da una dottoressa del grande centro di virologia di Wuhan, che è un nome sinistro che tutti sappiamo bene,
Questa signora, questa dottoressa, ha raccolto appunto diversi virus, tra cui ce n'era uno che è il RAT-G13, che presentava una struttura genetica che corrispondeva all'89% del SARS-CoV-2. Questo ci dice anche che quindi ci sono delle mutazioni di virus RNA all'interno di queste colonie di pipistrelli che si predispongono già naturalmente per un attacco diretto all'uomo, e infatti nel caso del Covid-19 non si è trovato un ospite intermedio che poteva fare da amplificatore, come il cavallo nel caso di Hendra, come i suini nel caso della SARS-CoV-1. Quindi si è trattato, diciamo che questa dottoressa che ha portato questi virus a Wuhan per studiarli meglio, e da notarsi che Wuhan è lontano 1600 km da queste grotte di Kunming, e questi sono i grandi laboratori molto secretati, diciamo, anche se sono stati costruiti con la collaborazione dei francesi e degli americani, dopodiché nessun occidentale è riuscito ad andare a vedere che tipo di esperimenti fossero fatti all'interno di questi laboratori. Quindi io non voglio avanzare nessuna ipotesi, vi dico soltanto che attorno alla città di Wuhan non ci sono delle grotte con dei pipistrelli che presentino dei virus che potrebbero aver contagiato direttamente la popolazione di Wuhan, come è successo nella prima grande esplosione dell'epidemia di Covid-19. C'è anche da dire però che cioè, potrebbero aver fatto sicuramente, anzi le hanno fatte sicuramente, degli esperimenti di gain of function, cioè di cercare di potenziare questi virus. E sono degli esperimenti in cui si cerca, si gioca un po' con il fuoco, tant'è vero che Obama negli Stati Uniti aveva emesso una moratoria in cui non si potevano più fare degli esperimenti di questo tipo, e mi risulta che invece sotto il governo di Trump siano stati riammessi. Quindi non sappiamo cosa sia successo esattamente a Wuhan, e probabilmente non lo sapremo mai. Contro questa ipotesi, io non voglio fare il complottista, per carità di Dio, c'è anche da dire che dal virus che era più vicino a quello del Covid-19, da questo virus di pipistrello che abbiamo visto prima, al Covid c'è una differenza di 1100 basi su 30.000 basi, il virus del Covid è lungo 30.000 basi, ed è un esperimento che in teoria è difficile, però in teoria potrebbe essere fatto. E potrebbe essere fatto, alcuni hanno detto sì, ma si vedrebbero le differenze, perché in questi esperimenti vengono lasciati dei markers che sono come la firma dello scienziato che ha fatto queste modifiche. Non è vero questo. C'è stata un'intervista molto interessante al professor Baric, che è un virologo di Filadelfia, mi sembra, che ha detto che c'è il 50 probabilità su 100 che siano state fatte delle manipolazioni che non sono state viste, perché queste manipolazioni questi markers possono essere nascosti. E lui ha dato la probabilità del 50% che questo Covid sia artificiale o sia naturale. Per quale motivo, con quale meccanismo si è passato dai pipistrelli all'uomo, proprio a Wuhan, su questo io non ve lo so dire. E quindi in conclusione le circostanze ambientali forniscono delle opportunità per le zoonosi, abbiamo visto quante,
L'evoluzione le coglie, esplora le potenzialità e fornisce gli strumenti per tramutare le zoonosi in pandemie. E per non trovarsi impreparati la prossima volta occorre sapere quali gruppi di virus tenere sotto controllo, essere in grado di riconoscere uno spillover anche in luoghi remoti prima che si trasformi in un'epidemia e sapere identificare i virus noti e sapere classificare i nuovi in modo altrettanto veloce, in modo da creare delle terapie e vaccini prima che passi troppo tempo. E sperando in un mondo migliore e più pulito e con una gestione del pianeta più responsabile, vi ringrazio per l'attenzione.